Una notte mi stavo spostando da un concerto a un altro nella macchina, una notte lunga, un viaggio lungo, e a un certo punto succede, no? Nella notte è l'atmosfera giusta, gli nascono degli strani pensieri. Ero molto stanca quella notte e allora ho detto che fatica. E lì è successo, ho detto, ma per me è sempre stato tutto una fatica. Da quando? Dalla nascita, perché io non dovevo nascere. E ho fatto molta fatica a nascere. Mia madre è stata molto brava, ma insomma, e da bambina. E poi ho iniziato a fare il mio lavoro di cantante, non lo volevo fare. Ho faticato un sacco all'inizio, proprio quando invece tutto sembrava splendido e meraviglioso, nessuno lo poteva immaginare. Poi dopo, quando ho cercato invece di fare il mio lavoro come io volevo farlo, quando mi sono resa conto, ho faticato, perché allora diciamo, ma questo adesso che cosa vuoi fare? E quindi da questa idea di fatica ho deciso, così mi è venuta l'idea di raccontare un po' la mia storia di bambina, quindi è un romanzo autobiografico, perché anche la vita, il periodo in cui ho vissuto da bambina e anche prima, le storie che mi hanno sempre raccontato quando ero bambina, di tutte queste donne, queste famiglie, queste storie meravigliose, c'era sempre molta fatica. Cioè, ero pensato che la fatica era una cosa della vita, ma può essere anche bella. E quindi ti può anche aiutare tante volte, no? Far capire un sacco di cose. E quindi è nata così, però non è che avessi l'idea precisa di cosa volevo poi scrivere, perché dalla fatica poi arrivare a scrivere tutto. Così non c'è una. Le cose vengono, non so, è difficile spiegarlo, succedono. E quindi Il mio cuore umano, appunto, è il titolo del mio libro. Poi l'ho amato molto, mentre lo scrivevo, appunto, ho scritto tutto a mano, come ti ho detto, perché non amo molto il computer, poi specialmente per scrivere, perché mi piace rileggere come si faceva a scuola, no? La brutta della bella, la bella della brutta, non si riesce mai. Perché appunto quando racconti le cose che hai in testa, cioè quando se ne parla, le cose scivolano, no? È una sensazione molto diversa da quando scrivi, che invece hai la possibilità di entrare in quello che vuoi dire, è proprio una cosa molto. Vai a scavare e trovi tante cose dentro che magari parlando non ti sfuggono, ti scappano.